22esima Bikerfest e qui con noi abbiamo Moreno, che è stato uno dei primi in Italia a sbattersi per le moto, cioè ha creato un motor club e da 20... quant'è che... 29esima edizione. 29esima edizione. Ma già viaggiavo da qualche anno. Niente. Cosa ci puoi dire della Bikerfest? Cosa devo dire? È partita bene anche questa edizione, con spettacoli, belle macchine, c'è un sacco di macchine anche, bellissime moto, bike show. Ci sono tre siti della città di Legnano, tre posti diversi, questo è il centrale, diciamo, dove ci sono le barcarelle, ci sono principali, palco, musica, eccetera. Poi c'è la zona delle case motociclistiche con tutti i demo ride, quindi giri di prova per tentare la vendita dei mezzi. Poi c'è il bike show internazionale con la finale del campionato italiano, Italia Motorcycle Championship, e l'unica data italiana del campionato mondiale delle moto MD. Ecco, direi che questo in sintesi è l'evento, con una serie di un programma piuttosto dettagliato che può essere preso dal sito e seguito tramite il canale YouTube, il vostro e quello che c'è. Secondo te, in questi 29 anni da creatore di un raduno importante, quanto è cambiata la mentalità motociclistica di 29 anni fa rispetto a quella di oggi? È cambiata molto, eravamo molto più genuini, intanto eravamo pochissimi, eravamo poche centinaia in tutta Italia ed eravamo proprio veramente fratelli tutti, quei pochi club che c'erano. Adesso diciamo che ci sono molte più persone, ci sono molti più appassionati, ma c'è un sacco di persone che seguono magari solo per un fattore di moda, per qualche anno, e poi cambiano vita, si mettono a fare dell'altro. Ecco, diciamo che noi, essendo da 29 anni, pensiamo di non essere di questa pasta, ma di quella dei fedelissimi, che moriremo su una moto. Di quelli giusti. Ci saremo, ci piacciono le macchine americane, anche infatti... Domenica si svolgerà la 20esima edizione della US Car Reunion, che è il più storico raduno italiano di macchine americane. Quest'anno con la 20esima edizione puntiamo ad arrivare a 130 mezzi, che non è facile al nord-est Italia. Facciamo i prezzi della benzina soprattutto. Soprattutto i prezzi anche della benzina con il V8, certo, non è facilissimo. Invece una domanda da chi sta dietro la telecamera. Com'è cambiato l'ambiente esterno? Cosa intendi per l'ambiente esterno? Come viene percepito? Le reazioni esterne al raduno come sono cambiate dagli anni 80 diciamo che adesso? Anni fa, qualche decennio fa, se vogliamo andare proprio indietro, eravamo proprio visti molto come selvaggi, molto tipo film trattati come film di Israele. Brutto, sporco e cattivo? Sì, molto così. Adesso per merito della pubblicità, questo va riconosciuto, dei media che ne hanno parlato e mitizzato un po' le cose, è migliorato un po', la percezione è molto diversa, siamo visti un po' come persone che spendono e trattati un po' in questo modo. Poi è tutto sbagliato quello che viene estremizzato, invece ci vuole un po' di misura come in tutte le cose. Che dire, ringraziamo Moreno che... per i suoi anni di onorato servizio. Va bene, ormai siamo la terza generazione subito, perché noi siamo nati con Easy Rider, con film Easy Rider, e sono passati un po' di anni, perché abbiamo festeggiato il 40° anno scorso. Un'ultima domanda, ecco. È una curiosità mia. Tu, che moto hai? Ne ho alcune, quella che uso più spesso è l'Electra Glide, però anche Triumph, Chopper, mi piacciono tutte, ecco. Sono un infedele in quel senso motociclismo, mi piacciono tutte. Ognuna ha la sua particolarità, non ce n'è una migliore. Politeismo motociclistico? Ma direi di sì. Va bene, allora niente, ti ringraziamo. Grazie a voi. E grazie anche per quello che stai facendo con il motociclismo. Grazie a voi. E seguiranno altri contenuti su questa magnifica manifestazione. Grazie, spero vi divertiate, a presto.